Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Anche perché se esce oggi deve essere proprio un video nuovissimo. Siamo qui per rubare un video. Signore della giuria, non rubare. Sti peli di fichi sono sempre un problema. Wow. In realtà no, mi sono fatto la barba. Siamo qui, dicevo, per rubare un video a Mike Shosh. Perché io in questo momento sarò a Parigi e starò sicuramente registrando. Oltre a farmi i cristalli miei, perché se permettete ho fatto 10 anni di fidanzamento con la mia ragazza come testimone di questa foto, farò anche dei contenuti con voi, perché lì a Parigi ci sono un sacco di posti super interessanti. Posti dove mangiare, ovviamente. E quindi starò registrando dei video per voi che spero vi piacciono. Ma oggi, per l'84esima volta, ripeto, perché Mike Shosh tempo fa fece un video di reazione ai TikTok più cringe, appunto, di TikTok. La cosa mi è piaciuta particolarmente, specie la parte in cui ha fatto 1 milione di visualizzazioni, e quindi ho deciso di reagire anch'io ai TikTok più cringe della mia home. Più che della mia home, avevo proprio cercato cringe su TikTok, però forse era un po' too much. Andremo a registrare effettivamente la mia home, partendo con dei levrieri italiani con, diciamo, delle sciarpe in pelliccia. Questa canzone ovviamente Angelo picciala perché sarà copyrightata, una roba veramente imbarazzante. Levriero italiano è stato aggiunto alla lista dei cani che non comprerò mai. Sembra che TikTok mi abbia ascoltato, perché già mi stanno spuntando TikTok che non ho mai visto. Quando a Pasquetta ti occupi del barbecue e senti qualcuno dire che la carne è cruda. Mamma mia, grande onore e rispetto per chi si avventura nella grigliata pasquale. Siete degli eroi che non ci meritiamo, ma di cui abbiamo bisogno. Siki Diki, vediamo un po' che cosa decide di fare. Srotolare un... Ti becchi anche il mio like e lo whatsappiamo a Danny mandandogli un cuore. Mi stai guardando le tette per caso? Io... Dovresti guardarmi in faccia. Ci sto provando, ma è molto vicino alle tue tette. Quanti non avevano nemmeno visto cosa c'era scritto nella didascalia? Poi abbiamo Berlusconi con Ventana. Ma perché? Voli pindarici che senza motivo. Che grande. Cioè, allora adesso un attimo, ragazzi. Cioè, adesso non dico che è grande perché mi scassate la minchia. Che grande è questa risposta che ha dato Berlusconi a Ventana. Cioè, ma per il meme, raga, non me ne frega un c***o sta politica. Quindi metto le mani avanti. Però dai, cioè, che ridere fa. Le cose difficili che si è messo come obiettivo. E vuole che io, alla mia età, 134.000 like, figa Berlusconi comunque. Se questo video però dovesse arrivare a 20.000 like, sapete cosa sarebbe figo fare? Un recap di tutto il trash del 2022 che non abbiamo fatto. E l'avevamo fatto col 2021 e secondo me ci starebbe un sacco. Raga, sta 1.001.000 di like! Ma che cazzo è successo? L'ho visto ieri, raga, e non avevo tutti sti like. Si opera. Cioè, per ora con sto periodo pasquale. Intanto grande rispetto per il chierichetto, che non deve essere sicuramente un lavoro semplice, un lavoro di, comunque di responsabilità. Angelo, sai cosa dovremmo mettere qui? Che è abbastanza libero. Il cringeometro, no? Un termometro che misura il mio livello di cringe. Al momento sono abbastanza divertito, ma non molto cringiato. Quindi al momento il cringeometro lo puoi tenere anche basso. Comunque, stavo dicendo che per ora mi spuntano un sacco di stacchi di video pasquali. Ma nelle mie città almeno, questa roba di portare tipo le statue dei santi o la Madonna e quant'altro per le strade, che io sappia, non si usa tantissimo. Adesso metto anche qui una mano avanti, perché sennò tutti quelli religiosi: no, che minchia. Ma che cazzo di motivo avete di correre, che poi cadete 100-100 e vi fate male? Ma per quale cazzo di motivo? Ma perché sei così arrangiato? La mia ragazza che fa dei TikTok dedicati a me. Ma perché sei così arrangiato? Punto primo, vi rifarete una bella camomilla e tanto è sua sorella che ride. Comunque sì, per chi non avesse capito perché sei così arrabbiato, punto primo, cerca di farti una camomilla e la bevi. Tanto assi chi è talento, cioè è un modo carino per dire bevila. Comunque, se devo dire la mia, le ragazze... Però cara, cioè, se che dobbiamo fare? Sono lei per te. Mi continua a spuntare lei. Natale mi muove il culo in un modo incredibile. Appena sento un po' di rainbow, iniziano a fare blip blop 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 bl
cringiometro ancora basso, si sta alzando decisamente dell'altro. Ecco, mi sa che il cringiometro adesso si può scoppiare. Vediamo un po'. Buonasera, Ragneniada. Buonasera, cala, tu cala, che sei meglio, cala. Come cazzo le cuocio le stigliole? Raga, questi mi spuntano sempre. Io non ho capito se mi piacciono o mi cringiano. Quindi qua il cringiometro è dubbioso. Un cringiometro dubbioso. Voi magari conoscerete Gigioletto, la Gigetto, no? Come si chiama? Pescheria. Loro sono degli altri, comunque, pescherieri, pescatori, pescivendoli. Che però hanno questo modo di vendere particolare. Lo faccio sentire. Hanno usato i patatini, i patatini, i patatini. Cioè lui inizia una frase e poi dice, che ne so, cioccolata, ciocco che, lata, ciocco che, lata. Però non ho capito se mi cringia, secondo me mi cringia. Un abbraccio a tutto casone, chi me ne so sopra, chi non capisco. Matteo. Teo, okay. Matteo, ma che è Teo? Che cosa vuol dire? Ma che significa? Ma ragazzi, la cagli, ho dato anche il latte. Il latte. Sabato, tu stai usando il boril? Latte. Ora sì. Il loro cavolo di battaglia è prendere il baccalà e dire il latte, il latte, il latte. Ragazzi, continuo, cioè ve lo devo far vedere quello. È preoccupante, secondo me. Good morning. Immagino quello che fa il video e quello che fa good che morning. Quel cringiometro può esplodere. 24,99 quello che, perché mi sono così 9. Il latte, ecco, il latte, il latte, il latte. Boh, raga, i miei per te. Che posto magico i miei per te. Never home alone. Oh, porco duro, mi farei spaventare zio Perquis. Suca. Ma che sei pazzo. Mamma mia, raga, questa è storia. Questa è storia talmente cringe da essere gold. Certificato di cringe gold. Disse loro Pilato: prendetelo voi e crocifisso. Io. Prendetelo voi e crocifisso. La cosa più bella è che non prova nemmeno a ridirlo. Ci va avanti. Prendetelo voi e crocifisso. Crocifisso. Lei, amore, sono incinta. Lui. Ma davvero, quello di Top Gun ha fatto sta roba? Cioè, si è lanciato alla macchina, cazzo. Ma che grande è! Salve, Mr. Crab, voglio il trembolone acetato. Sì, ho i lacci mostatici dietro nel bagagliaio. Facciamoci di testosterone, trembolone, clembuterone, di anabol. Tutto, cazzo! Tutto! Tropea. Ma che cosa fa? Un saluto a Roberto Tropea. Ah, raga, cioè, questo è il TikToker preferito mio e di Danny. Cioè, è proprio su un altro pianeta. Kenshiro. È un signore che si crede Kenshiro, cioè la reincarnazione di Kenshiro. Ma guardate quanto sta forte e veloce, raga. Il calcio laterale tutto rannicchiato. Tra l'altro non è velocizzato, raga, è così. Guarda i cazzo di pugni quanto è veloce. No, raga, fa impressione, cioè guarda. 1.800.000 like, raga. Cioè guarda quanto minchia di views, perché giustamente lo può guardare chiunque, no? Non parlando. 7 Ken's Dragons. 7 dragoni di Ken. Si prepara, prende la mira, studia il movimento. Colpo della fine, palesemente. Sto volando. Altissimo. 3 ore di preparazione per questa stronzata. Questo va a morire, raga. Ah, guarda quanto dà il calcio laterale, quanto dà il calcio laterale, cioè è poesia, figa, guarda qua. Ah, mi sento male.
Ma che cazzo sto vedendo? Ma che vuol dire sta roba? Sempre i miei per te. Oh, finalmente. Ho un dubbio. Ma che cazzo? Qui proprio il cringiometro è esploso. Mia madre ogni domenica mattina. Tutte mamme italo-americane, perché altrimenti non si spiega. Guardando in una donna. Ma le piace di più l'aspetto fisico o il carattere? Perfetto. Allora, ci dobbiamo rivolgere alle telespettatrici che in questo momento la stanno guardando e stanno cercando di capire quello che dice lei. Ci sono io, fortunatamente, che traduco. Ok. I just go when I love you. Il signor Fans, cioè non mi spuntava, non vedevo questo cristiano da 20 anni, raga. Del saflo che fa sempre bene. Phone box build, phone boot boxing volevo dire. Ma che lo stagismo, ma cosa esista nel mondo? Questo probabilmente sarà censurato. Cioè, voi magari non lo state vedendo benissimo, ma ci sono due cugini o due combattenti che stanno lottando in una cabina telefonica, raga. Raga, ma la gente comunque ha la merda in testa. Io con questo mi fermerei, perché è una roba. Quanto dovete star male per inventarvi una roba simile, raga, dai. Vabbè, ragazzi, queste erano la mia home di TikTok, un concentrato di cringe, ma anche di ma anche tanto cringe. Non è più il mio per te di una volta. Che dire? Non lo so. Non fate mai phone boot boxing, e piuttosto fate l'altro. Cioè, al prossimo video.